Ciao a tutti, buona giornata. Oggi abbiamo suonato in tutte le classi What is love? Baby, don't hurt me no more. Alle seconde e alle terze l'ho fatto fare con la chitarra, alle prime con l'ukulele. Vediamo subito gli accordi. What is love? Baby, don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me no more. Musichetta sotto. Allora, gli accordi sono sempre quattro che ripetono costantemente. Primo accordo la minore, guarda bene dove va l'indice, nel primo tasto la seconda corda, il medio alla quarta, l'anulare alla terza. Questa è la minore. What is love? Poi attenzione, la minore, poi do, do maggiore. L'anulare si solleva, solo l'anulare, e va alla quinta corda del terzo tasto. Baby don't hurt me. Ok, quindi what is love? Baby, don't hurt me. What is love? Baby, don't hurt me. Terzo accordo, mi minore. Io lo chiamo mi minore corna perché faccio fare questo agli alunni. Ed è dire mi minore corna a livello scolastico rende perché se lo ricordano tutti. Quindi, secondo tasto, quinta, quarta corda. Mi minore. Don't hurt me. Quindi ripartiamo da capo. Ripeto. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more, sull'ultimo, no more. Attenzione, anulare, prima corda, terzo tasto. Indice, quinta corda, secondo tasto. Medio, sesta corda, terzo tasto. No more, no more. What is love? Baby, don't hurt me, no more. Se non riesci a fare sol per bene, farai questo. O meglio di niente a questo punto. Tanto si suona tutti insieme, quindi What is love? Baby, don't hurt me, no more. What is love? Ok. Na 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 na. Visti gli accordi per la chitarra, guardiamo invece gli accordi per ukulele, estremamente più semplici. Allora, accordo di la minore. What is love? Quarta corda, secondo tasto, con il medio. What is love? Secondo accordo, do maggiore, abbiamo detto. Attenzione, prima corda, terzo tasto. Baby, don't hurt me. Riproviamo. What is love? Baby, don't hurt me. Terzo accordo, mi minore. Prima, seconda, terza corda. Partendo dal secondo tasto, guarda, prima, seconda, terza. Don't hurt me. Quindi ripetiamo tutti e tre gli accordi. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. E poi no more. Abbiamo detto prima sulla chitarra che era l'accordo di sol. Ecco l'accordo di sol sull'ukulele. No more. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Accordo di sol, prima, terza. Nel secondo tasto, l'anulare andrà nella seconda corda al terzo tasto. Guardalo bene, prima, terza, seconda. Comunque qui sotto ti metto i link ai vari accordi che spiego sia per chitarra sia per ukulele e quindi riuscirai a farla, a divertirti magari in classe a farla. Il brano io l'ho semplicemente preso, trasposto di mezzo tono, se non ricordo male, viene benissimo, ok? Quindi, what is love? Baby, don't hurt me, no more. Ricordatevi, questi due strumenti a livello scolastico sono meravigliosi, chitarra e ukulele, perfetti per tutte le canzoni. Un grande saluto a tutti.